Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Questo è il quarto appuntamento con la serie estiva del modellismo e in questa puntata ci occupiamo della creazione delle basi che dovranno essere, beh, letteralmente le basi dell'intera struttura. Questa è anche la puntata in cui introduciamo due nuovi materiali, cioè il foam. I fogli di polistirolo nel primo episodio ho elencato tutto quello che serviva e i tappi di bottiglia che non credo abbiano bisogno di spiegazione. Ovviamente questo sarà il mio episodio preferito perché è quello in cui si usa per davvero la pistola a colla a caldo, che è una delle più grandi invenzioni dell'umanità. Per prima cosa, dal foglio di Forex ricaviamo le basi di quelli che saranno i nostri elementi scenici. In questo caso ne prepareremo una lunga 6 pollici e larga 3. Sarà un tubo da 2, mettiamola così. Come vedete, qua io sto trovando il centro dei due quadrati di 3x3 che vanno a formare la base. Questo servirà perché al centro di ognuno di questi quadrati noi fisseremo uno dei tappi di bottiglia che servirà a reggere poi il tubo. Per semplificarci le cose, segniamoci anche quale sarà l'effettiva dimensione della passerella, perché le passerelle, se vi ricordate, sono larghe 2 pollici, non 3, quindi avremo mezzo pollice per lato che avanza. Avere la base più larga di quella che è la struttura che va a ospitare non solo aumenta la stabilità, ma ci permette di avere anche un minimo di spazio se vogliamo aggiungere delle decorazioni. Comunque, sulla base segniamo anche quale sarà effettivamente l'ombra della passerella in alto, così sappiamo dove sarà il bordo su cui non ci sarà niente. Una volta fatto questo, prendiamo i tappi. Io ho anche per aiutarmi in seguito segnato a matita dove effettivamente ci sarà il bordo del tappo. In questo modo, quando poi metteremo la colla a caldo per fissare i tappi, sarò sicuro di dove dovrà stare la colla. Con un minimo di esperienza, questa è una cosa che potete fare anche semplicemente a occhio, però per quei 10 secondi in più, secondo me non merita rischiare. Qua bisogna usare la colla a caldo perché pochissime cose attaccano sulla plastica. In più, i tappi hanno un bordo estremamente sottile rispetto alle loro dimensioni, quindi la parte o la base dove ci potrebbe essere la colla è talmente piccola che la maggior parte delle altre colle non reggerebbero. Quella che abbiamo ottenuto a questo punto è letteralmente la base. Non ci limiteremo però a questo, ci mettiamo già qualche inizio di decorazione. Nel caso specifico io ho deciso che voglio rendere queste torri come se emergessero dal terriccio o dalla famiglia. Per farlo useremo il silicone che vi ho fatto vedere prima. Qua ci potrebbero essere un sacco di materiali, ma diciamo che sono stato spronato a fare nuovi esperimenti dal fatto della quarantena che ha chiuso un sacco di negozi nella mia zona che vendevano articoli hobbistici, articoli di decoupage. Posso dirvi però che il risultato finale non è perfetto, ma in realtà ho trovato che il rapporto costo-qualità è molto favorevole nei riguardi del silicone rispetto allo Sculpermon o altri articoli proprio per scultura e per modellismo. Comunque, una volta messo un po' di silicone sulla base, lo dobbiamo spargere. Questo non deve essere un lavoro molto preciso, anzi, deve dare l'idea che sia del terriccio, quindi più rimane caotico e impreciso, più sarà verosimile al risultato finale. Potete anche usare un pennello, però sappiate che lo buttate dopo averlo fatto, per quanto possiate lavarlo il silicone non va via. In questo caso io mi sono limitato a usare un pezzo di carta. Essendo un lavoro che deve volutamente rimanere grossolano, un pezzo di carta avanzato basta e avanza. L'importante è che lo spargiate bene e io ho lasciato il bordo esterno pulito
quando lo dipingeremo ci metteremo poi magari sopra una base rialzata o anche semplicemente lo dipingeremo con un colore metallico. Questo serve a definire il bordo dell'elemento scenico, più che altro per permettergli di staccare rispetto al tavolo. A meno che voi non costruiate le basi dei vostri elementi scenici insieme al tavolo dove giocate, correte il rischio che qualunque cosa mettete sulle basi poi non sia intonata sul tavolo dove le usate. Quindi personalmente io preferisco mettere un qualche tipo di bordo alle basi, così anche se l'elemento scenico stacca, lo stacco sembra giustificato dal fatto che sì, quella è un prato in mezzo a un deserto, però essendoci un marciapiede attorno, effettivamente quello deve essere un prato artificiale, quindi ha senso. Probabilmente questa è semplicemente una mia disturbo ossessivo, mettiamola così. Qua, comunque, io ho fatto questo effetto terriccio, voi metteteci quello che volete. Una volta che avete sparso per bene tutto il silicone, semplicemente lasciatelo asciugare. Il silicone ci mette un po' ad asciugarsi, quindi dovrete probabilmente aspettare mezza giornata, se non lasciatelo riposare durante la notte e poi tornate il giorno dopo. Ora che le nostre basi sono teoricamente pronte e hanno anche un minimo di decorazione, andiamo ad aggiungere qualche dettaglio in più sia su di loro che sulle passerelle. Questo è già il giorno dopo, ora il silicone si è asciugato, procediamo a utilizzare il nostro ingrediente speciale, che vi dicevo, la sabbia. La sabbia la recuperate un po' da ovunque, quindi la vendono anche per uso professionale, ma per lavori così grossolani, se trovate della sabbia in un cantiere va bene. Per fissare la sabbia useremo la colla vinilica, che costa poco e regge abbastanza. Non riempirò tutta la base di sabbia perché voglio creare un effetto nell'effetto. In questo caso la sabbia resterà in quello che poi sarà la parte sotto del tubo e sui lati, come se il grosso della sporcizia si fosse appunto accumulato nelle zone in cui non c'è passaggio e dove è più difficile raggiungerle. Mettete una buona dose di colla vinilica, come insegna Muciaccia. Anche in questo caso sagomatela con un pezzo di carta da buttare, in modo da dargli una forma un po' irregolare, in modo da far sembrare che sia un effetto naturale quello dell'accumulo della sabbia in quei punti. Una volta che avete spalmato bene, versateci la sabbia sopra dall'alto. Ora, questo è importante, non infilate brutalmente quello che state facendo nella sabbia, perché sennò la colla si sposta. Il modo corretto è quello di metterlo all'interno di un contenitore e poi versare la sabbia da sopra, come vi vedete fare. In questo modo la sabbia cade verticalmente rispetto alla colla e mantiene la forma che voi gli avete dato. Ovviamente non è necessario limitarci alle sole basi, anche le passerelle dovranno poi avere un aspetto usurato, quindi ha senso che anche sulle passerelle si siano accumulati sabbia e detriti, soprattutto negli angoli, ma anche in altri punti. Quindi prendiamo le passerelle che abbiamo costruito, scegliamo alcuni punti sui bordi, qua non esagerate perché ricordatevi che lo scopo è quello di poi metterci le miniature sopra, quindi se riempite troppo le basi poi le passerelle diventano inutili. In qualche punto, magari non su tutte, io qua lo sto facendo solo su alcune, mettete la colla vinilica, anche in questo caso spalmatela bene, e poi procederemo di nuovo a mettere tutto in un contenitore e versarci sopra perpendicolarmente la sabbia. Non devo specificarlo, ma il motivo per cui ci sono dei contenitori sotto è che la sabbia tende a sporcare parecchio, quindi mettete qualcosa sopra cui raccogliere la sabbia se non volete trovarvi poi il salotto inondato di sabbia. Non fa parte delle specifiche di costruzione, ma è un buon accorgimento per ogni modellista. Anche in questo caso, finito il procedimento, bisognerà lasciar riposare. Io qua ho messo tutto da parte e poi sono tornato il giorno dopo. E adesso abbiamo tutte le parti che ci servono per costruire le nostre passerelle sopraelevate sopra le tubature.
Abbiamo quelle che diventeranno poi i lati delle passerelle, queste sono le basi, ora la sabbia si è asciugata, anche il silicone è più asciutto, le passerelle vere e proprie, queste sono le passerelle quelle solo 3 pollici, un'enorme quantità di colonne perché ne servono 4 o 6 per una, quindi bisogna andare all'ingrosso, e poi i tubi, tra cui anche poi i tubi che sono stati tagliati per fare gli angoli. Se la colla a caldo non vi ha entusiasmato, sono sicuro che l'avrà fatto un'abbondante dose di colla vinilica. Comunque, diciamo che per questo video è tutto. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete tutto nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kai e noi ci vediamo la settimana prossima con l'ultimo video di questa stagione.